Piegati, non ce ne erano tanti perché sono quelli usciti dall'asciugatrice quindi adesso li vado a mettere a posto nelle bacinelle e poi vado avanti a fare qualcos'altro. Perché ho sonno stamattina, in realtà. però bisogna fare. Eccoci qui con la seconda parte della spesa. Fatta l'euro spin, compro tutto da 0 a 1 euro. Allora, abbiamo poi anche preso la farina 0, questa per pizze focacce, i tortiglioni trafilati al bronzo, ci si è rotto il sacchetto, poi un pacco di pipera 500 grammi, un pacco di pennette rigate, poi abbiamo preso la passata di pomodoro e la polpa di pomodoro, questa qui è pezzetti poi eh, fatte così non avevo ancora prese queste lasagne eh, sfoglia ruvida poi una confezione di fecola di patate una confezione di ditalini rigati da 500 grammi questi dell'amo essere biologico fusilli integrali poi la farina 00 quella per dolci quella normale non ce n'era più eh, tortiglioni questi qui da un chilo Probabilmente ne ho presi due, ma non so dove può essere l'altro. Poi le bavette e gli spaghettini due confezioni di penne rigate, una confezione di eh, mezze penne rigate, quelle trafilate al bronzo, di troffie trafilate al bronzo, una confezione di farina di mais. Per polenta bramata gialla non l'ho mai presa perché generalmente non compro questa qui. Ma prendo quella del Bennet che è senza glutine. Quindi, questa qua non credo che Gabriele la possa mangiare, però noi la proveremo. Un pacchetto di sedani rigati, un pacchetto di sale marino grosso, un pacchetto di queste penne rigate nella confezione così con la riga azzurra da un chilo. Una eh, confezione da 5 buste di vanillina e una confezione di mezze maniche, sempre da 500 grammi. Questa passata di pomodoro, che non la prendo mai perché sono piccole e poca, sono 2x350. Poi il risotto alla marinara, orecchiette, queste qui le speciali trafilate al bronzo. Poi croccante mix poi una salsa al pomodoro con verdure, questa qui è buonissima poi l'orzo tostato, questo qui della Don Jerez poi il tè classico, questo, deteinato e una tisana bon relax poi questi dolcetti con la crema al pistacchio dentro questi snack cracker contiene tre confezioni da 100 grammi. In genere magari le apro e le do un po' da portare a scuola nel parta merenda perché uno è troppo grande. Poi le gelée. Queste qui sono senza glutine e vanno bene anche da mettere nelle pentolacce perché sono venete, confezionate un per una. Poi ho preso il sedano, molto grande. Alloro purè con spinaci e carote, basilico, un eh, tavoletta di cioccolato al latte con nocciole intere da 100 grammi e una piccina, purè con formaggio ed erbe fini, insalata rossa da 300 grammi, una, eh, una brick di vellutata di zucca, una tavolettina di cioccolato bianco con nonciola intera e cereali una bottiglietta di tè alla pesca da mezzo litro un'altra spezia, abbiamo preso l'aglio in granuli, questo qui lo usiamo tanto pomodori pelati, pomodorini, non li prendo mai questi cioccolatini, ehm, praline di cioccolato extra fondente ripiene al contre non so cosa sia Piselli medi, lenticchie, ceci, mais dolce, fagioli barlotti questi qui secchi, devo dire che sono veramente veramente buoni. Polpa fine di pomodoro, poi questa birra Carling, aroma forte, miscela caffetto stato macinato dell'Espresso Italia e poi il latte Era, 2 a 1 euro e quindi ne abbiamo presi due così almeno andiamo avanti poi pasta e fagioli sempre due porzioni mm -hmm. poi questa qui insalata poker queste sfoglie croccanti caramelle frizzanti gusto arancia e limone caramelle al caffè senza glutine anche queste qui sono senza glutine. Le toffi alla crema di liquirizia sono senza glutine. Poi gli snack sticks, spaghetti integrali quelli dell'amo essere biologico, panna cotta con caramello, pepe bianco in polvere. Barretta di cioccolato fondente con pera croccante in scaglia cremoso ripieno al gusto di pera, mais tostato, mm -hmm. filetti di sgombro all'olio vegetale, poi qui ci sono tre mele rosse, una eh, confezione di cipolle, aspettate, eh. queste qui, bio da 500 grammi. Poi sugo al pomodoro ciliegino con olive e capperi, un salad mix questo qui eh, verde, poi un infuso zenzero e limone, un'insalata iceberg intera, una confezione di carote bio da 500 grammi, una confezione di prezzemolo, plum cake preparati con yogurt, caramelle ripiene. Alpino con aroma ah. naturale di pino e. In queste, qua invece, non è scritto. Non Senza glutine, per sicurezza, noi non gliele facciamo mangiare. Ok? Poi, fruttini mele mirtillo e pera. Una sfoglia tonda e la pasta frolla fresca poi questo te al Grey che devo dire sono curiosa di, di provare poi fettine di mela esticate 100% frutta questo ehm, dispenser da mettere in tavola di sale marino fino poi eh, lattughino che ne abbiamo prese due confezioni perché comunque eh, l'insalata la... ci piace crostini uvetta sultanina che non so cosa ci farò ma vi farò sapere qualcosa me lo invento sicuro eh, caramelle mo queste mini gallette di mais e legumi salvia snack al cocco tè classico, questi qua sono tipo i bounty tè classico tisana per digerire caffè classico, questo qui sempre espresso Italia, miscela, miscela caffè, è stato macinato. Poi questi fruttini da bere per Pia, mele, frutti rossi, mele, banana. Due tramezzini, cotte e maionese, tonno e maionese che li uso per Giorgia perché quando si ferma a mangiare a scuola. Fruttino alla mela, fruttino mela e pesca. Risotto con asparagi fruttino da bere alla pera, fruttino, mela e prugna e un infuso di semi di finocchio poi qui c'è una bella vaschetta di timo fagioli barlotti tonno all'olio d'oliva, questo qui eh, nella lattina da 80 grammi i tubetti di liquirizia ripieni marshmallow cioccolato al latte con riso eh, croccante Cioccolato al latte, croccante alle mandorle, carotine a julienne, mandorle sgusciate, salvia. Altra. e che quale è altra? Salvia. Ah giusto, no, questo qui è un misto di aromi, c'è cioè salvia e rosmarino, invece qua c'è solo la salvia. Poi questo qua è cioccolato al latte con granella di noccione, grazie Giada per avermelo fatto notare, cracker con pomodoro e origano, questi qui anche da portare a scuola, quindi sono in 10 pratiche confezioni, poi una tavoletta di cioccolato bianco e poi questo preparato per bevanda al gusto cioccolato mini gallette, mais e legumi sono senza glutine, non fritte, fonte di fibre e proteine. Zucchero a velo, non l'ho mai preso, alle Urspin, questo qui da 125 grammi. Erba cipollina, croccante al sesamo, camomilla setacciata, mai presa. Sale marino fino, poi questi snack qui al latte. Cioccolato al latte con crema al latte, tutto al latte, sono sei confezioni. Poi caramelle balsamiche, mentola e eucalipto. Quest molte di queste caramelle se le porta anche Maurizio eh, a lavorare durante il giorno. Sono senza glutine. Poi questi snack al cacao ti di questi qui che si possono vedere da qui, cioè non è che si possono vedere Aspettate eh? Così. Poi questi pom pom gusto fragola, crema con funghi porcini, pomodori pelati. Questi mini ovetti al cioccolato con ripieno eh, al latte. Mm -hmm. Fagioli bianchi di Spagna, polpa di pomodoro a pezzetti. Poi, preparato per pane e dolci, farina manitoba lievito naturale, croccante alle arachidi, buoni mentolo, queste caramelle gommose che io mi ricordo che le mangiavo quando, era picco, quando ero piccola, non c'è scritto senza glutine, perciò eviterò di dargliene. Queste caramelle, le mie preferite, gusto anice e liquirizia, senza zucchero. Neanche qua c'è scritto senza glutine. Poi, sempre uguali però al gusto menta. Una tavoletta di cioccolato extra fondente al 72%. Una tavoletta extra fondente con pistacchio. Fusilli alla carbonara. Caramelle ripiene al miele, anche queste qua vedete sono confezionate singolarmente, grissini rustici integrali, ah, e sono senza glutine, poi i datteri, lievito di birra, quello secco, quattro buste, questi cioccolatini arancia e cannella, purtroppo come vedete non c'è scritto e non, non è senza glutine no, poi queste caramelle ripiene al gusto latte menta sono senza glutine questa salsa di pomodoro ciliegino è la prima volta che la proviamo fa parte sempre della selezione le nostre stelle vi farò sapere una confezione di polpa finissima 2x230 grammi e poi queste linguine trafilate al bronzo, credo. Sì. Okay. Le patatine rustiche che sono senza glutine, giusto? Sì. sì. Poi questo misto classico di cioccolatini assortiti latte fondente extra. Queste eh, stuzzichine gusto ketchup in sei pratiche confezioni. Crema agli asparagi. Un preparato per tante torte: amido di mais, pizzoccheri, ehm, eh, mais per pocorni micronne, sale iodato fino, gli squaletti gommosi, penne con funghi porcini, i chocolate sticks caramellato. Non li ho presi in tutti i gusti che c'erano, ne ho presi solo uno. ho preso solo uno l'ho scelto il gusto. Poi riccioli di mais, tonno al naturale nella lattina. Così aspettate, non trovo. 160 grammi, polvere lievitante vanigliata, eh, mi aiuti? Barrette. Barretti di cereali mirtilli rossi le patatine queste qui le sfogliate farro perlato zuppa 5 cereali di tali questi qui grandi rigati pomodori pelati la polenta gialla questa qui pronta a scaldare, non l'ho mai provata ovviamente non è senza glutine gabriele non credo che questa qua anche se la polenta in realtà eh, c'è cioè, quello che c'è dentro è questo acqua, farina di mais, sale e poi acido tartarico devo vedere sul prontuario poi vi farò sapere eventualmente se lui la può mangiare comunque non l'ho mai provata quindi vi farò poi sapere questi eh, choco choc con crema al cacao sembrano i twix no i Tuk. no i, non mi viene il nome Lasciatemelo nei commenti se a voi viene in mente perché a me non mi viene il nome di tipo questi. Comunque le barrette di cioccolato con dentro il caramello. No, poi, e poi eh, una brisè formato rotondo, Altre barrette, però queste qua con cioccolato fondente. Pomodori. Questi qui sono i piccadilli, poi non so perché è arrivato al contrario. Mm -hmm. Cuori di scarola. I cavolini di Bruxelles, una lattina di Macedonia, queste passate erano 2 per 1 euro, poi aceto di vino bianco, lenticchie giganti, questi cioccolatini ripieni a cioccolato, la nocciola, tonno all'olio d'oliva, questo qui da 160 grammi, eh, dolce panna gusto caramello, sono senza eh, zucchero, mm. ma non senza glutine. Poi cioccolato fondente. Cioccolato extra fondente al 90%. Cioccolato al latte e con biscotto al cacao. Queste fette di segale croccanti con sesamo che sono abbastanza buone. Lenticchie rosse cipollotti, poi sugo al pomodoro, ciliegino alla norma, la menta, anche di questa fatemi sapere com'è che la posso utilizzare, eh, che non ne ho proprio minimamente idea, poi 15 ventagli in cialda per gelato, questo caffè qui espresso casa, una confezione di cipolle da un chilo, Salad mix, questo qui con pomodorini secchi, poi qui eh, una busta di radicchio rosso, marmellatine all'albicocca e alla ciliegia, mm. anche queste qui sono senza glutine, poi ovviamente Gabriele non può mangiare quella alla ciliegia perché è allergico. Ceci in barattolo di vetro, insalata capricciosa, fagioli cannellini secchi, qui c'è rosmarino, tagliatelle, queste qui di stremola di grano duro, le mezze penne della selezione le nostre stelle e poi eh, una confezione di pan di zucchero, tocchetti sardi, le speciali trafilate al bronzo, pomodorini datterini, vermicelli, queste eh, pasta all'uovo, paglia e fieno, questo mix di ehm, salatini. Lì ci andiamo dopo che c'è una tragedia. Mm. Caserecce della selezione Le nostre stelle. Piselli fini. Pomodoro San Marzano. Dell'agro, sa cane, le prendi? Eh? Sarnese, mm. Nocerino. Le pappardelle, queste qui di pasta all'uovo secca. Fagioli, cannellini. Amo essere biologico farina tipo 00. Le penne rigate, queste qui sempre seleziono le nostre stelle, questi cioco 5 cereali con crema al latte, cereali sono 6x20 grammi, i celentani sono la mia pasta preferita, orgio, perché mi ricordo che quando ero piccola la faceva sempre mia nonna e, e ho un ricordo veramente bellissimo e quindi sono proprio la mia pasta preferita. Poi l'orzo perlato. La birra, questa qui eh, verde sempre come le solite, mm. il doppio concentrato di pomodoro, questa farina di grano duro per pasta, eh, questi eh, praline di cioccolato extra fondente con ripieno a limoncello, tagliolini, penne con funghi, cioccolato fondente con nocciole intere sardine, poi qui ci sono eh, dolcetti al cioccolato, ripieni con eh, allo zucchero caramellato e adesso arriva la tragedia. Allora, gommose mix. Rotelle alla liquirizia, buonissime. Io adoro le caramelle alla liquirizia. Orsetti gommosi gusti frutta, ciucci fritz gusti frutta bottigliette fritz gusto cola poi queste bottiglie gusto cola però sono queste qua non lo zucchero sopra invece queste no okay. adesso vado a vedere queste qui sono senza glutine quelle frizzantine no i ciucci frizzantini sì. sì gli orsetti gommosi, sì, sono senza glutine. Rotelle alla liquirizia, non c'è scritto, andrò a vedere ehm, nel bene. prontuario. Questi qui anche non c'è scritto, le caramelle gommose. Le altre le abbiamo già viste. E poi ci sono ancora le toffi sì. al latte che sono senza glutine. Anche queste qua vanno bene per pentolacce, eccetera, perché... Sono confezionate singolarmente, poi, le farfalline. queste qui da 500 grammi, pure con funghi porcini. Poi taralli con olio extravergine d'oliva. Eh, confezione da 400 grammi sono 8 x 50 grammi. Fusilli integrali dell'amo essere biologico. Questi sono spaghetti trafila a chitarra trafilati al bronzo. Sale marino iodato grosso, questi sono i fusilli bucati corti trafilati al bronzo, pappardelle secche, le classiche croccanti al gusto pomodoro e basilico, le eh, frizzacola, non sono senza glutine. Questo qui è senza glutine e senza lattosio, il tiramisù. Poi un infuso, questo qui, mirtilli e frutti misti. I risoni, un fruttino da bere alla mela, erba cipollina in foglie, ceci secchi, pappardelle fresche, eh, misto di legumi e cereali, fagioli red kidney, Farfalle integrali, fagiolini fini, questo qui è il barattolo da 800 grammi, biscotti digestive, camomilla solubile, questi cioccolatini fondenti eh, con cacao 72%, eh, barrette al cioccolato al latte, 20 cannucce in cialda e poi il mega pacchettone di eh, questo qui di, di patatine, queste qui classico e poi l'amo essere biologica la rucola che anche qui a parte l'insalata, in avete qualche magari potrei fare il pesto di rucola poi eh, gli spaghetti questi qui trafilati al bronzo minestrone di verdure passate e i tortiglioni in questa confezione con le righe allora, azzurre poi ho pre abbiamo preso anche da be cioè delle bibite diciamo. No? perché comunque per me nel food ho messo anche le bibite quindi abbiamo preso una bottiglia d'acqua ginevra una bottiglia d'acqua questa qui della blues naturale una bottiglia ginevra frizzante una bottiglia blues frizzante, una bottiglia blues naturale, questa qui, eh, con la montagna disegnata sopra, e poi una bottiglia di Coca-Cola, questa qui originale. Poi abbiamo preso anche questo vino in cartone da un litro, vino bianco, rosso e rosato. Poi il tè al limone la tonica al pompelmo rosa questo succo nettare di mela il tè a zero zuccheri alla pesca e il tè alla pesca normale come vedete c'è un pavimento diverso perché sono di sotto in tavernetta siccome pesano non le ho fatte portare su per poi riportarle giù e quindi ve le faccio vedere da sotto poi l'aranciata questa qui con arance siciliane questo è eh, succo con ananas e carota, però fanno vedere anche arancia e limone, boh. poi questo succo alla mela verde e poi il pompelmo e poi il ginger, l'aranciata zero con arance siciliane. Il succo l'ananas, il tè verde con aloe vera e la cola zero, e poi il tè zero zuccheri al limone. Questo multivitaminico acero rosso, la gassosa, e qui eh, l'acqua. Questa qui con la bottiglia verde leggermente frizzante. E poi la limonata, l'aranciata, questa qui, nara, il ginger zero da un litro e la cola, questa qui normale. E mi stavo dimenticando... Questa piccolina la rimanata zero da un litro. Eccoci, la squadra vincente non si cambia. Anche oggi siamo andati a fare la spesa. Non siamo andati a fare, eh, cioè la, la maggior parte l'abbiamo presa ieri. Oggi abbiamo preso l'ultima parte food che non siamo riusciti a prendere ieri perché era tardi. E, e dovevamo andare a casa, se no poi la cena chi la preparava ieri comunque la eh, mia mamma mi aveva fatto cuocere la zucca quindi anche lì mi ha dato una grossa mano e mi aveva grigliato le melanzane adesso appunto stiamo andando a casa così eh, scarichiamo questa spesa eh, farò, eh, girerò il video ma voi lo vedrete domani non lo vedrete, oggi vedrete la seconda parte della roba che abbiamo preso ieri perché era veramente tantissima e... E niente, ci vediamo poi dopo così vi faccio vedere quello che prepariamo per cena ciao! Ce la fai e te la fai, hai visto che camion grasso? E ci potremmo buttare noi. Allora per cena ehm, eh, facciamo il minestrone. Adesso aspetto ancora qualche minuto, poi lo frullo. Dopo cena ho sistemato la spesa di dispensa nel mobile. La roba della colazione non l'ho tenuta tutta in casa. Un bel po' l'ho portata giù per evitare che ci si appiccicano perché comunque sono bambini e lo farebbero, lo sappiamo. Il frigo, come avete visto, come vedete, è pieno a tappo, quindi per un bel po' ne abbiamo. E Io vi ringrazio se l'avete visto fino a qui il video, vi saluto e ci vediamo domani con un nuovo vlog! Ciao!